Il Veneto resta in zona gialla, il parametro dei ricoveri in area medica è il 25%, quindi per passare in arancione mancano ancora 5 punti. Rivedere il concetto di caso positivo è la richiesta delle regioni affinché si considerino come tali solo i sintomatici, ovviamente previo parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Allora, noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Ma questa è una roba che la stiamo dicendo da mesi. Io spero che in questo momento, visto e considerato che il CDC a livello internazionale parla anche di questi casi, ma del resto già col caso 1 li risolve tutti. Se modifico la definizione di caso, un paziente che mi entra, che viene a partorire e ha il tampone positivo ma non ha i sintomi influenzali, non è un caso. Vi dico questo perché questo potrebbe essere veramente la chiave di volta, fatta con attenzione, ma che ci permetterebbe assolutamente di dare risposte ai cittadini. Pensate solo sul fronte dei tamponi, la miglioria che ci sarebbe. Adesso peraltro ci chiedono il tema della quarantena. Alla fine quarantena si può già fare il tampone in farmacia ed è a pagamento, ma non perché noi siamo brutti e cattivi, perché per riuscire a trovare una soluzione bisogna cominciare a fare una contabilità, capire anche quale sia l'impegno economico e l'accordo poi con la farmacia per portare fuori, sono 15 euro a tampone, e quante sono alla fine quarantena. Se tutti questi signori sono in quarantena, vuol dire che fate per 15 euro, vedete cosa ne viene fuori. E facciamo l'impossibile, non abbiamo mai lesinato nelle spese e nell'indebitarsi con il Covid, però andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Allora, davanti a una platea di 10.000 persone positive, di quelle di oggi, 224.000, so che non riesco a chiamare 224.000 persone, ma se so che i positivi sono, che i sintomatici sono 1.000 o 2.000, a me sembra più logico che mi concentri su chi è a casa con sintomi piuttosto che con gli asintomatici che stanno lì a aspettare che passino in 7 giorni.